Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati e benvenuti sul canale di un alieno sulla Terra. Oggi mi porto a spasso un grande sacco, anche se non è Natale, me ne vado in giro con un sacco sulle spalle. Oggi è martedì 17 agosto. Quasi che casco, e io mi sto facendo una passeggiata praticando un'arte, chiamiamolo un'arte, una cosa antica. Sto spigolando. Ora io immagino che qualcuno non sappia neppure cosa sia spigolare senza andarlo a cercare su Google. Spigolare viene da spiga, il termine deriva dalla parola spiga e si riferisce al fatto di andare a raccogliere qualcosa dopo il periodo di raccolta. Cerco di spiegarmi meglio, anzi faccio pure una pausa, mi siedo che sono pure stanco. Mettiamo giù il sacco. Mi metto giù pure io, mi siedo qua all'ombra. Oh, eccomi qua. Allora, spigolare e raccogliere qualcosa dopo la stagione del raccolto, diciamo. Alla fine della stagione del raccolto. C'erano i raccoglitori che dopo che era stato raccolto il grano, sempre resta qualcosa, quindi c'erano quelle persone che si contentavano, trovavano conveniente o comunque necessario andare a raccogliere quelle poche spighe che rimanevano nei campi dopo che i raccoglitori erano passati, quindi si usava, perché anticamente non si buttava via niente, forse per miseria, forse per coscienza, non si buttava via nulla. Io oggi mi sto facendo una passeggiatina, sono in ferie finalmente, ah le ferie, vabbè. Sto spigolando, non nelle spighe, sto spigolando queste cose qua, aspetta che ne prendo una più bella. Sto spigolando queste cose qua, oggi è periodo di raccolta delle carrube, io sono qua in giro, sono in mezzo a una vecchia strada, ci sono delle piante che sono cresciute in mezzo alla strada e sembra che non siano di nessuno, perlomeno lo spero. E c'è qualche carruba, io me la sto raccogliendo. Più che altro mi sto facendo la mia passeggiata, sto unendo l'utile al dilettevole, non è che ho raccolto chissà che, non so, ci saranno qua 10-15 kg, niente di più. Però è bello, piacevole, continua ad essere sempre una tipo una meditazione. Si fa e si ripensa ai tempi antichi quando questo era qualcosa di necessario, quando c'erano persone che avevano bisogno di andare a spigolare per arrotondare le loro entrate o comunque per avere quel qualcosa in più a livello di risorse, sia grano, sia mandorle, le carrube, le olive, la spigolatura si fa con tutto ciò che si raccoglie nei campi dopo la raccolta, sempre rimane qualcosa, non riesci mai a raccogliere tutto, perché comunque chi viene, vai là, va per raccogliere ha un'idea di guadagno. E non si può mettere là a raccogliere ogni cosina, cioè si raccoglie il grosso e qualcosa rimane sempre indietro. Poi ci sono quelli che hanno bisogno, oppure quelli come me a cui piace farsi una passeggiata e ne approfittano. Io mi sto portando questo sacco sulle spalle già da un'oretta, una qua, una là, raccolgo le carrube. È la passeggiata quello che mi interessa di più. Io ho solo fatto l'errore di lasciare l'acqua in macchina, ok, la troverò una brodaglia calda e soprattutto sto patendo la sete qua, ma vabbè, anzi oggi
Le temperature sono più sopportabili perché ci sono state temperature terribili. Abbiamo viaggiato sopra i 40 gradi e oggi c'è un venticello che aiuta un pochino a sopportare il caldo, però tipo settimana scorsa è impossibile pensare di uscire e farsi una passeggiata sotto il sole. Assolutamente da evitare. E vabbè, adesso io mi ripiglio il sacco sulle spalle e magari se trovo qualcosina vi faccio vedere come si spiega, come spiegolo io. Questo è un albero di carrubo nato proprio sopra il muro, o forse hanno fatto il muro dopo che lui era nato. Lui sale, 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 sale. Come si può vedere, non ha nessun segno di carrube sui rami. Ciò significa che la raccolta è già avvenuta. A terra pure c'è poca cosa. Quindi possiamo escludere il fatto che il vento abbia fatto cadere tutto. Lo spigolatore cosa fa? Va a cercare quei resti che sono stati lasciati indietro dai raccoglitori per mancanza di volontà oppure semplicemente non sono stati visti, e si va a raccogliere, cercare di non far perdere nulla. Oh, qua ce n'è una bella grossa, qua una un po' più piccolina. Ma ce n'è ancora, via nel sacco. Qua una tutta rotta, è stata calpestata, non è stata raccolta. Ma ce ne sono due sopra il muro. Ok, questa è la spigolatura. Poi ci sono i furbetti che pensano di andare a spigolare dove non sono ancora stati i raccoglitori, cioè questo non si chiama spigolare, si chiama rubare. Qua forse c'è qualcosa, ma preferisco non entrare nella proprietà privata. Me ne sto qua dal lato della strada. Comunque non c'è grande cosa, una manciata sola di carrube. Qua ce n'è un'altra, la prendo e basta. E piano piano si riempie il sacco. Pian pianino, un'ultima occhiata qua in mezzo alle frasche, qualcosa c'è sempre. Poi magari se si sa, qua ce n'è ancora, qua ce n'è ancora. Ops. Ecco qua, altri. Oh, qua ce n'è ancora. Ok, i raccoglitori che devono guadagnarsi la giornata non hanno tempo di andare a cercare le carrube una a una. Ok, si raccoglie il grosso. Eccolo qua. E qualcosa sembra resta indietro. Siccome io sono un po' stanco e c'ho sete, io mi accontento di questo mezzo sacco, anche perché non è solo per questo che sono venuto a passeggiare. Mi accontento di questo poco che ho fatto e me ne vado. Mi torno alla macchina, vado a bere un po' d'acqua e basta. Basta perché adesso comincia il caldo a farsi sentire. Qua, mentre parlo, sto guardando un altro alberello piccolino, anche lui è pulito. Oh, guardate qua, ecco qua la carrucca. È rimasta sul tronco e non è stata vista. Qua si vede che c'è, sono stati tagliati dei rametti, quindi quest'albero è stato pulito, quindi quest'albero qualcuno lo si prende cura di quest'albero. Ciò significa che quest'albero ha un padrone. Magari qua, boh, forse già sono dentro un terreno, non lo so, mentre sembra una stradina che va da là, una stradina che va da quest'altra parte.
Non lo so, comunque ho trovato una casupa. E se io cerco bene ne troverò ancora. Perché per quanto si possa essere pignoli e andare a cercare di raccogliere tutto, si finisce sempre per dimenticare qualcosa. Allora, avevo una, adesso ne ho tre. Vabbè. Quest'albero è stato ripulito da tutti i rametti in più, carruba e carruba. Basta. Vabbè, questo è piccolino, poi sotto è pulito, quindi è più difficile che rimanga qualcosa non visto. Una mangiata sola. Va bene. Basta. Chiudo il video qua. Mando un abbraccione sempre a tutti, continuo a ringraziare chi mi segue, continuo ad invitare a interagire con il canale, commenti sono sempre benvenuti, le condivisioni sono, diciamo, utilissime per far arrivare il canale un po' più in là. Quel passo in più che si può dare. Magari conoscete qualcuno a cui possa piacere un argomento, gli argomenti che ho tratto. Vabbè. Vabbè, basta, basta, devo chiudere. Ragazzacci, ragazzuoli, fate i bravi. Continuate a fare quello che vi fa stare bene, divertiamoci sempre nel rispetto degli altri, della natura, e ci vediamo presto. Alieno sulla terra, manda un abbraccio, si prende il sacco sulle spalle e se ne va. A rupi. Vabbè, ma queste sono piccolissime, tutte schiacciate. Eppure.